Queste paratoie, all'uscita del Ticino dal Lago Maggiore, regolano fino a 400 milioni di metri cubi d'acqua. Opera di presa di Pamperduto. Le acque che si precipitano dal grande sfioratore si diramano in due canali, uno di irrigazione e uno industriale, che nell'ultimo tratto scorre pensile. Grandi griglie proteggono le luci d'imbocco delle tre condotte forzate. 30 metri di salto verso la centrale di Vizzola. Qui tre gruppi ad asse verticale, costituiti da una turbina e da un alternatore trifase, producono complessivamente 33.000 kW. Le acque di scarico di Vizzola e un canale derivatore formano il bacino della seconda centrale, 7.500 kW. Oggi si inaugura la terza, Turbigo, presente l'onorevole Bertone. Sono premiati i veterani del lavoro. Questa centrale, che vuol dire 11.000 kW di più, porta il nome dell'ingegner Castelli, pioniere degli impianti del Ticino. Ai primi del secolo sorgeva qui la più grande centrale d'Europa. Il nuovo impianto raddoppia la potenza di allora. Concreto e propizio modo di festeggiare la metà del secolo.